Sì, nasce esattamente il modo in cui diceva Piero, nel senso che il primo film di Piero, che era il concorso a Venezia, che era riuscito a trarre in maniera per noi all'inizio quasi incomprensibile un'attrice come Juliette Binoche. Secondo Piero mi fece leggere la sua sceneggiatura, che era appunto L'attesa, io gli chiesi chi era la donna protagonista di questo film, che lui avesse davanti agli occhi nel momento in cui scriveva. E lui mi ha detto: io ho scritto pensando a Juliette Binoche. E io gli ho detto: abbiamo una possibilità su 1 miliardo, però tentare non nuoce, mandiamogliela. E abbiamo spedita, e dopo una settimana Piero era a pranzo a Parigi con Juliette Binoche, che gli diceva: avevo giurato a me stessa che non avrei mai più fatto un film sul lutto dopo Film Blu di Kieslowski, un filmetto minore, no? E invece adesso lo faccio, perché questo miracolo, appunto, di avere un'attrice così, ovviamente ci ha permesso di fare un film che amiamo molto, un film che ha permesso a Piero di girare il mondo, perché il primo anno di passaggio fra L'attesa e il film successivo è stato caratterizzato dai viaggi di Piero, che ha accompagnato questo film in tutto il mondo, perché è uscito in tutti i paesi del mondo. Effettivamente ci siamo detti, questo film lì, che era un film chiaramente molto basato sul lutto, un film che nell'industria viene chiamato totalmente art house, ci siamo detti che la sua capacità di regista poteva far sì che un tema altrettanto personale potesse essere anche coniugato attraverso le regole del genere. Perché questo è un film, questo che avete visto, vedrete da oggi in poi, è un film assolutamente di genere, che porta con sé tutte le difficoltà che ci sono nel film di genere. Cosa succede con i film di genere? Succede che, rispetto a quelli che vengono più banalmente definiti film d'autore, succede che c'è una difficoltà enorme nel processo fondamentale della creazione di un film, c'è la scrittura. Perché per chi l'ha visto e per chi lo vedrà, ci si renderà conto che in questo film basta sbagliare un passaggio, un solo passaggio, e tutto quello su cui si basa il cinema, cioè che la sospensione dell'incredulità, lo spettatore deve credere che in quel momento non è davanti a uno schermo bianco dove vengono proiettate le immagini, deve credere che quella è una storia vera che sta succedendo davanti ai suoi occhi, deve palpitare, crederci. E nel momento in cui in un film di genere smetti di credere a quello che vedi, il film è finito, cioè non ha speranze, crolla miseramente. E quello è. Quindi c'è la difficoltà del cinema in genere, la difficoltà della scrittura. La difficoltà della scrittura, perché appunto quando un film di genere crolla, pensate all'horror, no? La premessa dell'horror è sempre stupenda, succede qualcosa di incredibile. Noi siamo lì a dire: che bello che mi stai portando in questo mondo incredibile dove succedono cose incredibili. Però a un certo punto devi spiegare cos'era successo. E spesso mi sarà capitato di dire: stupidaggine questo film, lo devo dire stupidaggine perché siamo in pubblico, no? E crolla tutto. Ed è stato un lavoro lunghissimo quello di far sì che questa premessa incredibile, perché è una premessa fantascientifica, fosse qualcosa alla quale si crede. Adesso, nelle reazioni che abbiamo avuto, più o meno ci credono tutti a questa cosa incredibile, che magari un giorno forse potrebbe anche non essere più incredibile, cioè. Però quel lavoro lì è stato lunghissimo. È stato lunghissimo, perché ogni passaggio ci si chiedeva: ok, ma se succede questo, poi come fa a succedere quell'altra cosa? Come facciamo a credere che sia su quel? È stato un lavoro enorme, fatto dagli sceneggiatori, e alla fine siamo arrivati alla sceneggiatura che diciamo: ecco, ci siamo. E poi c'è stato il lunghissimo viaggio di fare di questo film, che voleva essere un film internazionale, di trovare gli attori, incastrarli, poi finanziare il film, attraversare il Covid come tutto il mondo, e poi finalmente di realizzarlo. E in questa realizzazione succede per me una cosa meravigliosa, che è vedi il film
film che hai immaginato, perché lo immagini quando lo leggi, poi lo vedi e dici è più bello di quello che immaginavo. Quello è il risultato migliore.